Nel cuore della Francia, lungo le strade polverose di Tours, si narra di un uomo illuminato dalla fede e dal desiderio di diffondere la luce del cristianesimo. Gaziano, o Gatien, come lo chiamavano in quei tempi lontani, era più di un semplice vescovo. Era un visionario, un uomo determinato a portare il Vangelo laddove le tenebre della disperazione e dell'ignoranza dominavano. La sua storia inizia nel fervore del III secolo, quando Roma era il cuore pulsante dell'impero e il cristianesimo stava guadagnando terreno. Gaziano, insieme a sei valorosi missionari, comprese la sua missione: diffondere la parola di Cristo nelle terre lontane della Gallia. Il loro viaggio non fu senza ostacoli. Giunti a Tours, trovarono un popolo resistente, imbevuto di antiche credenze e abituato a rituali pagani. Gaziano non si scoraggiò di fronte alla sfida. Nascosto nelle catacombe, celebrava i riti cristiani, sostenuto dalla fede incrollabile e dalla speranza di illuminare quelle anime scure. I giorni diventarono anni e Gaziano continuò instancabilmente la sua missione. La sua perseveranza non passò inosservata. Il suo impegno, la sua compassione e il suo amore per il prossimo cominciarono a sciogliere i cuori dei cittadini di Tours. Lentamente, ma inesorabilmente, la luce del cristianesimo cominciò a brillare anche nei luoghi più oscuri. Quando Gaziano lasciò questo mondo, la sua eredità era già incisa nei cuori della gente. Fu sepolto in una tranquilla necropoli cristiana, ma la sua memoria continuò a risplendere. Un secolo dopo, il suo successore, il vescovo Martino, traslò le sue spoglie in una chiesa che poi divenne la maestosa cattedrale di Tours, dedicata al suo nome. Oggi le campane suonano a Tours il 18 dicembre, giorno in cui il martirologio romano celebra la vita e il sacrificio di questo grande santo. Gaziano è diventato non solo un simbolo di fede incrollabile, ma anche il patrono di coloro che cercano gli oggetti smarriti, come un faro che guida verso la speranza anche nei momenti più bui. La sua storia racconta di un uomo che, con la sua determinazione e la sua fede, ha illuminato le strade oscure del passato, aprendo la via a una nuova luce di speranza e fede per le generazioni a venire. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.